Bentornati nella Blazecraft Versus. Guardate che trono da re. Questa è la camera da letto del campione del sale. Il letto definitivo. Questa build hack che abbiamo creato è bellissima. È un lettone gigante. Posso dormire, posso sedermi, posso sdraiarmi, posso ospitare quante persone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E io che dormo al centro. Cioè, immaginate avere 8 player, tutti uno di fianco all'altro in questi posti. Tu che dormi al centro e tutti che ti guardano. E ti dicono, dai, dormi bene. Dai, su. Sarebbe super inquietante. Qui ci sono i miei tesori. E niente, per il resto abbiamo conquistato il Tempio del Sale, è diventata la mia base ufficiale, non ho ancora attivato gli eventi, attenzione. E Giga Sky, grazie per i 7 mesi, bentornato. Abbiamo già battuto Cornelia, abbiamo fatto un sacco di cose. Nell'ultima puntata però abbiamo anche avviato la ricerca dello Stronghold e oggi ci occuperemo... Luce? Aspettate, andiamo a prendere una torcia. Dove sono le mie torce? Perché non ne ho più? Le avrò droppate per sbaglio? O forse le ho finite? Facciamo così. 2 qui. 3 qui. Tac. E via. Fatto. Stavamo dicendo, abbiamo iniziato a cercare lo Stronghold. Oggi proveremo a trovarlo e cercheremo di dedicare l'episodio a visitare i dungeon. Perché nei dungeon troviamo gli occhi dell'End che ci servono per aprire il portale e il portale si trova nello Stronghold. Ma prima vi ricordo che questa è una serie interattiva, quindi mentre riavviamo la musica, andiamo ad attivare qui e qui. E come potete vedere di là, quelli sono tutti eventi che potete scatenare nel mio mondo per interagire, evocando boss, mob. Ogni sub fa spuntare un mob random, ad esempio. Potete darmi oggetti utili, potete farmi tippare in giro, farmi cadere dal cielo, potete aiutarmi, ostacolarmi, darmi armature random. Sono tra l'altro senza armatura, a proposito. Ed è tutto lì che scorre. Rosso vuol dire negativo, verde è un aiuto, giallo è random e i viola sono quelli delle sub. Tutte le interazioni vengono dal supporto. Sub, sub giftate, donazioni e bits. Detto questo, attiviamo Twitch Spawn e da questo momento in poi gli eventi sono attivi. E per prima cosa devo sistemare il mio inventario. Diciamo, direi così. E devo capire come fare per l'armatura. Perché ho delle armature avanzate, ma sono un po' deboli. Avrei quest'incudine. No, Volpina! Ti salvo io, tranquilla. Grazie Enderdark che regala una sub a Giulia. La volpe è salva. Dicevamo, vediamo se posso riparare questa armatura in qualche modo. Non saprei come, ma magari. Mettiamo questa qui. Prendiamo quindi questa del ferro, magari del diamante. Vediamo un po'. No, né uno né l'altro. Siccome non so di che cosa è fatta, mi sa che questa non la recuperiamo più. E quindi piuttosto dobbiamo concentrarci sull'idea di fare un'armatura di diamante, volendo anche due lingotti di netherite, ma mi mancano gli upgrade. Bisognerebbe andare nel Nether per... Ehi, cosa fai tu? Per... Diciamo
recuperarli dai bastioni. No, il secchio d'acqua direi di no. La pelle non va nemmeno, niente da fare. Quindi, se vogliamo un'armatura, va fatta in diamante. E mi stavo chiedendo, io posso rifare un enchanting table? Ce l'ho dell'ossidiana? Ho dell'ossidiana, ok. Poi, ho dei libri. Non ho dei libri, mi sa. Sì, proviamo anche questi per ripararla, va bene. Cioè, ci sarebbe questo. Non ho la canna da zucchero. Ok, ho i fogli, ho i fogli. Quindi facciamo così. Vediamo se si ripara. No. Secondo me non è riparabile e basta. Quindi, libro, diamanti, enchanting table. Mettiamo qua. Diamanti e lapis. Ok, e armatura fatta. E giusto, sì, mancano i livelli. Senza livelli è un po' difficile. Avrei questa qui, ma... Non ce l'ho un Feather Falling almeno. Vabbè, ho giusto un protezione 1 per ora, dai, ci accontentiamo. Almeno l'armor in diamante l'abbiamo. Dobbiamo fare dei livelli. Va bene, a questo punto, per cominciare, saliremo, andiamo a prendere... No, non devo prendere più il libro. Ce l'ho già. Per cominciare... Per cominciare, che facciamo? Cibo. E poi possiamo provare a dare la caccia allo Stronghold. Cominciamo da quello. Allora, ho anche questo come cibo. Questo e questo. Ma ho anche altro pane. Quindi fai così e basta. Buonasera, Jeff. Buonasera. Oh, una nuova chiesa, quindi. Jeff scrive nella donazione Quack. Grazie, Jeff, di questa bellissima chiesa. Andiamo subito a vedere dov'è. Credo sia qui. Addirittura è doppia. Wow. Grazie, apprezzo molto questa chiesa del sale. La possiamo anche sfruttare, direi. Tanto mettiamoci anche una torcia. Ce l'ho una slime ball che proviamo a fare una cosa figa. Sa proprio di no, eh. Dove posso trovare una slime ball? O un pistone già pronto? In qualche struttura, forse. Perché potremmo mettere una leva qui, collegare un pistone e attivare in automatico il... Aspetta che questo si era staccato. Attivare in automatico il suono e avere così la campana del sale.
Allora, fai uno qua, uno qua. Sali e andiamo. Ce l'ho nella chest? Pistone sticky, intendo, eh. Allora. Scorriamo tutto. Questo non è uno slime, eh. Qua non c'è. E qua. Qua non c'è. No, non ce l'ho. Ok, hai visto male. Va bene, allora ragazzi, usciamo e cerchiamo un po', vediamo. Più che cercare slime, secondo me dovremmo cercare un pistone già fatto in qualche struttura. Secondo me si trova qualcosa. E ragazzi, off topic, moderazioni del server, non qui. Grazie. Troncate la discussione perché non è il posto giusto. Evitate di rubare nel server, possibilmente. Sarebbe una buona cosa. Una pozione degli slime con la pietra. No, quella si fa con. Come si dice? Con lo slime block fai la pozione degli slime. Però non in questa versione. Quindi non c'è. Non si può fare. Allora. Questa struttura non lo so. Secondo me sì, nel dirigibile potrebbe esserci qualcosa. Dovrebbe essere qui in zona il dirigibile. Andiamo a vedere. Intanto che ci addentriamo nella nostra prima subquest di oggi, vi volevo dire una cosa. Come ho detto nell'introduzione, oggi è l'ultimo giorno dove mi vedrete con i capelli lunghi. Non mi vedete con i capelli lunghi, in realtà, perché sono nascosti sotto il cappello. Ma domani li taglio. Quindi, siete curiosi di vedere i capelli lunghi prima che sia troppo tardi? Un dirigibile marrone senza eliche e timone. Lo stronzo. Siete curiosi. Bene, l'ultima volta che avete visto i miei capelli, avevo lanciato una sfida. 100 sub. E mi tolgo il cappello. Quella sfida è sempre stata possibile. Non se n'è mai andata. Ho detto che valeva sempre. Ma oggi, lo dico, è l'ultima volta. Perché poi li taglio, quindi è finita. Proviamo a salire. No, se li devo far vedere, li faccio vedere sciolti, ovviamente. Mi regali i tuoi capelli. Tu pensa al tuo ban sul server prima di chiedere una cosa del genere. Preghiamo i grandi donatori e Ugo Tongo. Non ci sono, secondo me, i grandi donatori. Io lo dico per prassi, per formalità. Si è messo agli atti. Oggi è l'ultimo giorno dove questa sfida sarà disponibile. Dopo oggi non esisterà più. Quindi, anzi, io preferisco così. Certo, fatele le sub. Fatele massimo 99, però, se possibile, ecco. Ok, qua non ci sono pistoni. Herobrine, fottiti.
Pistone non sticky. Cos'è che sento muoversi in giro? Ah, ma tu sei un mio golem. Ma quanto tempo sei qui? No, non metto nessun counter in live di sub. Sapete... sapete già. Sono arrivate 3 sub. Non ce la faremo mai. Se volete tenere il conto, potete farlo. Anche questo non è sticky, mannaggia. È vero, magari facendo una sub mi spona lo slime. Cos'era? Ah, era un pupazzo di neve. F, grazie Ciocca per i 30 mesi. Questo libro sarà il caso di iniziare a prenderlo, che dite? Ma tu? Eccolo! Grazie Peter per i 24 mesi, che bello tornare in live dopo un mesetto che non ero a casa. Che bello, stavo rileggendo. Ho pure visto Deadpool, film migliore dell'anno. E poi cosa dire, 2 anni di questa magnifica community. No, non è spawnato niente di brutto, stai tranquillo. Sì, mi sa che non troveremo fortuna qui dentro, peccato. Scendiamo. Allora, torniamo al nostro obiettivo primario. Poi se troveremo uno slime tanto meglio. Magari andiamo verso le paludi, chi lo sa. Cosa vi stavo per dire? Ah sì, mi è fatto venire in mente una cosa. L'ho chiesto anche prima ai miei mod. Ma secondo voi, per vedere Deadpool e Wolverine, devo aver visto gli altri 2 film? Cosa combini, Ferren? Cosa stai combinando? E tu chi sei? Ah, tu sei un Illusioner! Non ti dovevo assolutamente liberare. Grazie, Ferren, per i 5 per le 5 sub. Ho visto che c'era anche un Axolot. Vabbè, una pecora. Un Enderman. Credo di essermi perso qualcosa. Rambetti, grazie per i 48 mesi. Eccolo l'Enderman. No, niente slime. Vabbè, un po' di esperienza intanto ce la facciamo. Rambetti, questo è il mio 48esimo mese. Quanti anni abbiamo passato insieme? Sono contento e non vedo l'ora che farei la reaction al server Minecraft Bedrock. Come dicevo prima, per quel fatto lì vorrei fare una live, ma vediamo, non saprei quando. Aspettate, scusate un secondo, importante. Ok. Figurati. E invece, Ferren ha regalato 5 sub a Elid, Derenk, VaderGamer, C1Sans e AlexFire. Benvenuti a tutti. Stavo dicendo, per chi ha già visto il film, devo guardarmi i primi 2 Deadpool, perché non ne ho molta voglia. Non so neanche se guarderò il film al cinema. Ormai mi è passata la cosa dell'MCU. Qua dentro magari c'è qualcosa, vediamo. Saranno anche divertenti, ma non ho il tempo di vederli. Questo è un dungeon diverso. È un dungeon nuovo questo. Com'è possibile? Vi ricordate che eravamo entrati da un portale ed era quello già esplorato? Questo è diverso invece. Sì, potrei anche ritrovare gli spadoni forse. Facciamo un giretto.
Certo, lo spadone mi sa che era abbastanza raro, trovarne pure due è un'impresa, io ne avevo tre. Maledizione. Tanto ci facciamo un po' di esperienza, dai, che non guasta. Sì, poi qualcuno me li ha fatti sparire gli spadoni, purtroppo. È stato davvero un brutto gesto. Qui si scende già. Ma Irobre, ma che ci fai qua? Ma ti prego. Il Nutcracker. Ok. Ha un danno critico a nemici stannati o ghiacciati. Efficienza 3 è buono. Questa ne abbiamo già una. Vediamo, vediamo. Diamantino. Allora, le Olimpiadi io le guarderò, probabilmente qualcosa sì, ma non so quanto riuscirò a guardarle. Però, boh, in generale sì, qualcosina conto di vederla. Voglio vedere le gare di nuoto, per capire cosa combinano alla fine. Aspetta, se io ho questo e ho questo, posso fare così? Ok, proviamo. Sì, le gare di tuffi in mezzo agli stronzi del Tamigi. Del Tamigi, della Senna. Non troverò mai più gli spadoni. Fa più danni con ogni attacco consecutivo. Massimo più 6,75 al decimo. Però. Però questi qui non ne vale la pena per ora. Quante sub siamo? Allora, ve le conto, poi tenete il conto voi, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Siamo a 11 sub. Tenete voi il conto se ci tenete. Se no, insomma, vedete voi. A ogni sub che arriva, qualcuno scriva il numero aggiornato. Godo! Si gode! L'ho trovato! L'ho trovato. Che bello. Vediamo se ne troviamo un altro. Allora è fattibile la cosa. C'è ancora speranza. Bene, andiamo. Mi piace che l'unico che dice no è Ender Dark, che è colui che me li aveva cancellati in parte. Stanno tornando gli spadoni, mi dispiace.
Si gode Sharpness 2 pure. Sharpness 2. Guardalo. Il ritorno. È fatta, è fatta. Adesso io vi dirò di più. Controlla ancora che magari ci scappa il terzo. Via questo. Godo del ballo? Ma sì, anche godo del ballo si può dire. Devo andare di qua? Peccato, non sto trovando il terzo. Sì, beh, 5 diamantini ho fatto, quelli non sono tanti. È vero, cambiando l'ordine del godo non cambia il risultato. Il godo lo potete mettere ovunque. Ballo del godo, godo del ballo, bado godo del. Ballo godo del! Eccolo il ballo del godo! Ragazzi, ma stiamo spaccando tutto. Stiamo spaccando. Easy. Del godoballo, del ballogodo. Cioè, vedete, funziona lo stesso. Facciamo l'ultimo corridoio. Eccoci. Potremmo fare così, effettivamente. Mi ha droppato il coso del portale. Beh, vabbè. Overworld. Fatto. Siamo tornati. Andiamo in base. È tornato il doppio spadone. Easy. Qual è il tuo Pokémon preferito? Il mio Pokémon preferito. Allora, il mio Pokémon preferito, non lo so, sono indeciso tra Agumon o Boss di Amtaro. Ma anche Typhlosion. Mi fa strano non poter vedere i messaggi eliminati moderando un altro canale. Oddio. Ferren, perché hai regalato una sub a Grissinbon, Grissinbon? Tra l'altro hai evocato un mob che è perfetto per il Grissinbon. Aspettate che devo eliminare questa spia del governo. Guardalo. Provate a pensarci. Grissinbon, Grissinbon, Grissinbon. Ma c'è uno slime. Ma che droppi le slime ball? Droppi a caccia. Ma che cazzo? Va bene.
La base vicina, ci siamo. Bene, missione compiuta, signori. Abbiamo di nuovo le spade. Adesso andiamo anche a incantarci con i livelli. Quindi, top. Il meme di Grissinbon. Ecco, il meme di Grissinbon. Sapete che vi dico? È un altro di quei meme vecchissimi che sono tornati di moda e vengono scoperti adesso. In realtà la roba di Grissinbon è una pubblicità che è un sacco vecchia. Ed era già memosa all'epoca. Chissà perché. Lontani anni 2000? Non lo so, però mi ricordo c'era una pubblicità dove si vedeva tipo un albero. E c'era Grissinbon, e poi si vedevano i grissini. Cosa devi fare, ovviamente. Chi è? Che succede? Dov'è? È uno scheletro. Mi dispiace. Polpo Pogba, grazie per i 3 mesi. Allora, qui penso che per il momento si effettua il tappo del godo, ovviamente. Abbiamo effettuato il tappo del godo. Adesso che i meme ci sono, non lo so, sono tutti. Ora sono tutti meme molto vecchi che però tutti pensano siano recenti. Secondo me. Ah, è vero, c'era anche questa in realtà. Intanto mettiamo qui. Sapete come si chiamerà questa cesta? Si chiamerà cesta del godo. Mi sono molto impegnato per scegliere questo nome, spero vi piaccia. Ecco, ci mettiamo giusto queste robe. E togliamo lui. Prendiamo questi. Facciamo così. E abbiamo un bel piccone efficienza 3 Rip Anvil. Mentre qui aspetta un po', va. Ci accontentiamo di Sharp nessuno, va. Noi abbiamo tutto protection, sharpness 2, mettiamo qui, sharpness 1 mettiamo qui, anzi le teniamo un attimo qua e basta. Poi all'occorrenza abbiamo i 2 spadoni incantati, easy. Ma questo? Ho trovato un nuovo occhio, Cryptic Eye. La pazienza è la strada per la saggezza. Ottieni il tuo primo occhio criptico. Abbiamo trovato un occhio dell'End così a caso, incantando. Ora ne abbiamo 4, più l'Enderai normale. Figo. Ok, questi ci serviranno per aprire, come già abbiamo detto, il futuro portale dell'End. E quindi, a questo punto, direi che è anche il momento di cercare l'End. Andiamo alla ricerca dell'End. Ne serviranno 12, ne esistono 16. Ma possiamo metterne uno per tipo. Sotto la cassa nuova c'era una slime ball, veramente? Ok.
bene. E allora si fa così. Si fa. Redstone. Vediamo se mi fa fare il pistone così. Ok, bene. Quindi. Sì, mi sa che l'acqua aveva tolto tutto. Facciamo così. Poi facciamo così. L'alambicco lì sopra è davvero fastidioso. No, anzi, così. Ok. Ci siamo quasi, eh. Allora. Qua ci va questa. Qua ci va questa. Qui ci va lui. Come faccio però? Faccio così, impazzisco. Allora. Così. Bene. Ora devo spaccare qua. Ok. Fare così. Questo via. Ok. Quindi qua. Ci mettiamo la leva. La leva dovrà attivare questo. Quindi deve arrivare qui sopra la redstone. Ho 3 di redstone. Non basteranno mai nella vita. Pensate che sto tryhardando per davvero una cazzata così. Così. Mi servono due pezzi. E siamo a posto. Allora, dobbiamo prendere due pezzi di redstone. Andiamo a cercare la redstone. Sì, ho visto il nuovo mantello di Minecraft. Non mi fa impazzire però. Non so se cercherò di prenderlo per collezionismo o se me ne sbatto. Devo ancora decidere. Hai pensato di pubblicare qualche ASMR di Minecraft? O con la macchina del silenzio? Questa è la macchina del rumore.
non penso sia molto Asmr, però. Allora, mantello perché hanno aperto un server con i tizi che fanno il torneo, non mi ricordo come si chiama, sulla Bedrock, e praticamente se entri in questo server ci sono delle quest che porteranno a sbloccare un nuovo mantello. Ma che attualmente ancora non è disponibile. Questo è Rubino, mi sembra. Ho comunque delle gemme che non sono quello che cerchiamo. Penso che con questo ritmo di sub non riusciremo a vedere i tuoi capelli. Godo? Godo? Non voglio assolutamente togliermi il cappello. In realtà. Ma... E tu? Come sei finito qui? Ah, sto facendo il giro dell'oca. Vabbè, può essere così difficile trovare due pezzettini di redstone. Andiamo giù, va. Proviamo a fare così. Questo e questo ci sono cose strane sottoterra. Comunque dovrebbe esserci una grotta qui. Non so dire se è sopra o sotto. Ok, forse sotto. Allora, io chiedo solamente un pezzettino di redstone. Non mi capacito di come non ne abbia ancora trovata nessuna. È finita la grotta, è finita. Ma dai. Bisogna tryhardare più del previsto. Allora. Però è una cosa importante, dobbiamo attivare la campana del sale. Cioè, vi rendete conto di quanto sia fondamentale? Oro. Poteva essere redstone, ma no, oro. C'era nel dirigibile, è vero. Vabbè, trastiamo un attimo la grotta, però. Ormai siamo qua. Quindi, a rigor di logica, sarà sotto.
Oh mio Dio, ogni volta che vedo rosso penso di esserci, invece no. Eccola! Oh, finalmente. Torniamo su. La prima cosa. Andiamo. Di qua. Allora, credo che fosse arrivato da sotto. Eccoci. Ok, ce l'ho fatta. Ora, momento della verità. Che bello. Finalmente. Non siete contentissimi? Vedi, anche Herobrine è contento. Perché siamo contenti? Perché quando vorremo omaggiare il sale, verremo qui e faremo così. Ci sediamo, ci rilassiamo, meditiamo. Perfetto. No, non è più una macchina del rumore. Questa è la ode al sale. È semplicemente la ode al sale. Bene, possiamo andare ora. Ti fare lo zucchero. Bannate Erika, per piacere. Ha osato pensare allo zucchero. Non puoi, non si può neanche pensare allo zucchero, è vietato. Bene, usciamo fuori e andiamo in direzione del primo Enderai che ho tirato. E avevo fatto una scommessa su dove potrebbe essere lo Stronghold. Quindi vediamo se ci azzecco. Certo, sarebbe stato meglio andare di giorno, ma fa niente. No, non ne ho 12 e non ci servono 12 Enderai. Non si apre così il portale qua. Mi sento osservato, però. Ah ah! Eccoli. I servitori del male. Guarda, guarda come sta scappando a portare le registrazioni alla casa base. Sapevo io che mi stavo guardando. Sì, è vero, oggi la chat è poco attiva. Ragazzi, scrivete un po', dai, raccontatemi un po' di cose, che adesso si viaggia. E c'è bisogno di chiacchiere qui. Se no, ve lo dico, per rompere il silenzio ucciderò un sacco di uccellini. È l'unico modo. Mi sto ammalando? Godo? Cioè, nel senso...
Che cosa ti stai prendendo now? O no? No, ragazzi. Non mi aspettavo di dover adempiere subito al mio compito di neonato campione del sale. Stiamo per fronteggiarci con un campione delle polveri. Oh merda. Dimenticavo questa sua caratteristica molto fastidiosa. Lui è un campione delle polveri. Si chiama così perché viene dal culto di tutte le polveri, tra cui la polvere da sparo dei creeper. Pensavate c'erano solamente i culti degli aromi, dei sapori? Ovviamente no. O dei gusti, non funziona così. Bene, è morto. Oggi sono tornato dalla vacanza e riprenderò a guardare le live. Ottimo. Spero ti sia piaciuto. Mal di gola e raffreddore. C'è in giro, in effetti, questo influsso tra i bambini. Anche Evelyn, purtroppo, ha un po' di tosse. Facevi parte dei ragazzi piccanti. Allora, gli Spicy Boys, vedete, è da sempre che ho avuto un po' questo orientamento al culto del sale. Gli Spicy Boys e in generale la piccantezza è un sottogruppo del sale. Non lo sapevate? Lo so, ma ora lo sapete. Perché spesso le due cose vanno a braccetto. Io e Evelyn siamo nella stessa classe, non lo sapevi? Non lo sapevo, no. Si spiegano tante cose, però. E un giorno mi ha detto: c'è una bambina che parla male del papà. Ecco chi era. Eri tu. Ma questo fulmine? È stato molto figo l'effetto. Ancora. È un segno, sì. No, non è Herobrine. È il potere del drago delle tempeste, ovviamente. Il signore dei draghi. Ci vuole impedire di raggiungere il regno dove giace il drago dell'End. Sta cercando di bloccarci il percorso. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Continuiamo ad andare. Vorrei tornare a scuola. Che noia l'estate. Questa tua dichiarazione potrebbe. Insomma, non trovare molti consensi, penso. No, non è Bale il drago. Bale ha già assaggiato la mia lama in un'altra serie. Ma che cazzo? Eri tu l'altra volta! Un maranzino con gli speaker! Il maranzino con gli speaker! Ma che cazzo? Lo zaino con il disco musicale! Era il maranza con gli speaker, che ti fa ascoltare la sua musica ad alto volume anche se non ti piace.
Quindi hai picchiato un maranza? Beh, cioè, non c'è niente di, insomma, regolare, no? Si può dire? No, non si può dire. Infatti sto scherzando, Twitch. Non è assolutamente vero. Una brutta battuta, devo dire. Una brutta battuta. Però l'altro giorno, anzi ieri, ho rischiato di investire un maranza. Praticamente stavo andando, per fortuna non guido forte, guidavo piano in paese. Stavo andando strada dritta, velocità controllata, una via parallela con tanto di stop ovviamente. Cioè, non parallela, una via che si interseca con lo stop e tutto. Arriva, passa sto ragazzino di merda con, sapete, i monopattini elettrici che adesso vanno di moda, che vanno abbastanza veloci. E non guarda lo stop, passa e tira dritto. Cioè, se arrivavo un pochino prima in zona, lo tiravo sotto. Cioè, mi veniva lui sotto, mi veniva addosso. Un cretino proprio. Era un gruppetto di ragazzi, sarà stati magari 5-6. Gli altri, giustamente, si sono fermati allo stop. Lui si vede che aveva voglia di rischiare la vita, non ho capito perché, ha tirato dritto. E per poco non lo pigliavo. Così. Ah, selezione naturale, niente. Cioè, ma no, non con me, per piacere. Cioè, non deve essere bello tirare sotto una persona in auto. Sì, i monopattini sono fastidiosi, però devo dire, devo spezzare una lancia. Fate finta che io l'abbia spezzata. Li preferisco agli scooter di una volta perché almeno sono silenziosi. Lui è figo e non rispetta le leggi. Non è figo anche perché l'ho mandato a fanculo. Non so quanto sia stato figo. Comunque, siamo arrivati. Allora, perché siamo qui? Noi abbiamo tirato l'Enderai da qua sopra. E andava a nord-ovest. Quindi di qua. Conoscendo più o meno la distanza a cui di solito si presentano gli Stronghold, qui siamo a meno 1000 in XZ. Potremmo essere nella fascia, nell'area dove è presente lo Stronghold, ma in realtà potrebbe anche essere più in qua. Potrebbe essere qui, potrebbe essere qui. Però ho detto, ciao, proviamo sotto questo bioma, perché era uno dei biomi che avevamo adocchiato per fare la base. Quindi magari il destino ci voleva portare qui. Ora lo stiamo per scoprire. Ok. Siamo molto vicini. La direzione cambia drasticamente. Quindi da qui ci portava qua e ora ci porta di qui. Secondo me sarà più o meno qua a sto punto. Andiamo a vedere. Preferire un mezzo solo perché è silenzioso non è sempre giusto. È silenzioso, non inquina come il motorino. No, non ci puoi fare le impennate, quindi rischi meno. Non ci fanno le gare, perché spesso sarebbe stupido. E poi, che altro ti posso dire? Come mezzo è più sicuro. E per quanto possano essere veloci, non sono mai veloci come i motorini. Una volta li truccavano appositamente per
per andare più veloci del normale. In realtà vedo solo vantaggi nell'usare quel mezzo. Tanto come cadi dal motorino e cadi lì non è che cambi molto. Cioè se ti fai male, ti fai male a prescindere. Quindi secondo me è solo positivo. Ma se fosse qua sotto invece? Di qua. Attenzione, perché siamo prima partiti da qui, siamo andati da questa parte. Poi ci ha condotto di qua e ora ci conduce più in qui. Vuol dire che siamo molto vicini. Ovvero sarà qui sotto. Fa niente. Dov'è? Ah, ci siamo. Eccola, è fuoriuscita dal terreno qui. Vabbè, meglio la bicicletta, allora ti dico meglio che vai a piedi a questo punto anche. Comunque, ragazzi, cioè, lo so che ogni periodo ha le sue mode, le sue cose, ma a me fa troppo ridere vedere i maranza in giro con quel coso. Cioè, mi spiace perché magari a molti di voi piace quel mezzo, magari qualcuno ce l'ha. Però vedere il maranzino, quel borsellino che si sente tutto gangster e va in giro col monopattino. Cioè, per me è la cosa più buffa possibile. A me fa un sacco ridere. Cioè, se fosse una persona normale che va in giro col motorino, cioè con il monopattino, ci sta. Cioè, ad esempio, ho visto gente che va a lavorare in zona vicino a casa e si prende il monopattino elettrico. Per fare giusto quel piccolo pezzo ci sta, bello, mi piace, per andare in paese. Però, cioè, persone normali, non il maranzino che si atteggia, però non t'atteggi sul monopattino, cioè, non lo so, è come se t'atteggi con la Graziella col cesso davanti. Io la vedo così. Ti offende se ti tengo in sottofondo intanto che prenoto gli alberghi in Transilvania? Sì, perché voglio andare anch'io in vacanza e quindi. Tra l'altro vorrei andare in Romania una volta nella vita. Chissà, quando ci sarà occasione. RIP. Grazie, Davy, per i 38 mesi. Con il finto borsello Gucci, mamma mia. Le mode. Eccoci. Giusto? Ma questo non è lo Stronghold. Ma dove cazzo? Quello è lo Stronghold. Sono in una mineshaft. Aspetta, potrebbe tornarci utile la mineshaft, sapete? Perché non mi ricordo se anche la mineshaft ha il suo occhio. Ma se trovassi una chest, lo scopriremmo in fretta. Non che la bici sia particolarmente comoda anche se ti siedi. Ma Marti, io te l'ho già spiegato. Il sellino va montato sempre quando va in bici. Cioè, posso capire, sono gusti per carità, però è un po' estremo andare senza sellino, capito?
cosa sei. Un creeper delle caverne. Non so nemmeno come risponderti. Certo, non ci avevi mai pensato. Cioè, vedi te se ti devo spiegare io certe cose. Comunque c'è la live in ritardo, eh. Mi sa che mi state rispondendo tardi. Ta-dan! Hi, spy. Ci siamo. Siamo nello Stronghold. Moddato. Ovviamente. Qualcuno potrebbe riconoscere questo tipo di Stronghold? Io ho gli incubi. Perché mi ricordo di quante volte mi ci ero perso. Ma... ci siamo. Il letto per settare lo spawn? No. Non ce l'ho. Ecco, Marty, questo qui puoi usarla sulla bici se vuoi. Questo qua. Non è proprio il suo, però. Qualcosa dovrebbe fare. Vi ho mai raccontato di quel bulletto che una volta... storia molto, molto antica. Questo bulletto del paese che era noto per attaccare briga con tutti. Però non era tipo un bullo di quelli, cioè, troppo pericolosi, un po' pazzo. Ma diciamo che le storie dicevano che le prendeva sempre dalla gente. Però attaccava briga con tutti, insomma, un ragazzo un po' problematico. Aveva attaccato briga con noi e voleva usare il sellino della bici come arma contundente contro un mio amico. Al che io gliel'ho tolto e gliel'ho lanciato in una proprietà, in un giardino. E quando la situazione si è distesa, perché insomma, e lui era da solo, noi eravamo in gruppo, quindi boh, non so che problemi avesse, però ha capito che non era meglio non litigare, perché non gli tornavano i conti, quindi non si è evoluta la situazione. Ha detto sì, ma io adesso come torno a casa senza sellino? E uno del gruppo gli aveva consigliato di... sali sulla bici, ficcatela nel culo e vai a casa. E lui, ridendo, se n'è andato. E ora c'ho questa memoria bellissima del sellino mancante. E di lui che si mette in piedi sulla bici, pericolosissimo, spero non abbia preso nessun dosso. E se ne va senza sellino, effettivamente. Era andato via senza sellino. In che senso? Voleva il sellino dietro a una... cioè, il sellino a una parte ferrosa. La voleva tirare in testa a una persona. Quindi io gliel'ho tolto e l'ho lanciato in un giardino. Gli avevo anche proposto, guarda, se vuoi suoniamo ai proprietari... gli diciamo che il tuo sellino è lì dentro e quando chiederanno come mai, gli spieghiamo che volevi tirarlo in testa a una persona ed è finito lì. E lui ha detto, ah no, dai, fa niente. E allora poi l'ha mollato lì ed è tornato con la bici senza sella, effettivamente. È stata l'unica volta in vita mia che ho visto... ma? Scusate? Sta roba? Che figo! Cos'è? Che mod è? Quale mod fa sta cosa? Bellissima. Devo capire che mod lo fa, che questa va messa sulla Cobblemon. Forse, se è possibile. Vabbè, niente, la storia l'avete capita, dai, è inutile andare avanti. La storia del sellino l'avete capita. Ci sono un bel po' di librerie.
no, Stream Elements. Stream Elements. Qualcosa non va, Stream Elements. Perché Stream Elements? No, lo so, hai ragione, non stanno facendo le sub, non ti fanno lavorare. Perdonali. Ragazzi, dovete fare le sub perché Stream Elements si sta arrabbiando qua. Comunque, grazie Ferren che ha regalato la sub a Stream Elements. Esatto, abbiamo appena visto la sua vera forma. Il vero aspetto di Stream Elements è molto pericoloso. Bisogna starci attenti. Allora, prendiamo un po' di libri. Esatto, non insultate mai più Stream Elements perché è pericolosissimo. Si sa mai. Servirebbero 15 per 3, ovvero 45, quindi siamo già ben oltre. Ne prenderemo altri. Esatto, è pur sempre il mio mod preferito. Brava Marty. Le voci arrivano anche in fondo alla classifica, quindi ne siete al corrente. Ah. Fa piacere. Possiamo posarle queste allora. Beh, attualmente. Non sapevo di questa cosa, ma che figo, è tipo i bundle. E poi lo posso aprire da qui in realtà. È come avere una shulker potenziata, non c'è bisogno di indossarla. Sì, è vero, potrei prendere un po' di enchant. Spazio c'è. Quello del Maranza ha più spazio. Qua c'è uno Sharpness 3, peraltro. Sì, le librerie dovrebbero effettivamente droppare anche il legno. È un po' strano che non lo facciano. Ora bisognerà capire dov'è il portale. Beh, qua di sicuro non è. Ma cosa vedono i miei occhi fuori dallo Stronghold? Diamante. Così. Del ghiottissimo diamante. C'è un abbinamento di tasse che ti apre diretto lo zaino. La mod è, se la mod è quella che penso. Non lo so. Considerate che io l'ho installata la mod. Ho giusto guardato che
Cioè, come craftare lo zaino, poi so che ci sono gli upgrade, ma non ho approfondito. Entrare nell'end sarebbe figo, ma non credo proprio che ce la si faccia oggi. Intanto dobbiamo trovare il portale, innanzitutto. Che finché non salta fuori quello, siamo fottuti. La zona del portale del Nether, sì? Guardate qui. Abbiamo trovato il portale sbagliato. Queste possono sempre far comodo. Bene, adesso dobbiamo trovare l'altro portale. Però dicevo, anche trovandolo, io attualmente non posso aprirlo, devo trovare gli Ender Eye. Quindi è solamente un primo step nella giusta direzione. Mettiamo anche questo. Questo può... No, ok. Mega spadoni li ho recuperati nella dimensione delle prigioni. Ma io non vi ho spiegato la lore della dimensione delle prigioni. Sapete perché è stata edificata quella dimensione? In origine, una branca del culto del sale, nata nel lontano Himalaya, anche loro adepti del sale rosa, ovviamente. Avevano deciso di costruire un'intera dimensione prigione per detenere tutti i dissidenti e tutti gli amanti del perfido sfrontato e... Ho sentito un versino. È un rascal, mi sa. Dicevo, del perfido sfrontato e disgustoso zucchero. Così iniziarono a mettere tutti i dissidenti nella prigione, ma poi qualcosa andò storto. E quindi ora quel posto giace in rovina. Teleportation sash. Un'armatura per le gambe. Un'armatura molto debole. Un'arma. Soul knife. Quindi ora gli amanti dello zucchero non sono più mandati in prigione. No, sono ancora lì intrappolati in realtà. La gran parte di loro. È nostro dovere acciuffare gli altri, ovviamente. Sì, la maggior parte li ho fatti fuori. Da quando abbiamo sconfitto Cornelia, stando agli ultimi dati dell'istituto Istat, dove la S sta per sale, gli adepti dello zucchero sono diminuiti del 58%. Avendo eliminato la profeta Cornelia, è successo questo. Non so se avete sentito il telegiornale in merito. Tra l'altro c'è un'altra stanza del portale del Nether.
Al telegiornale il conduttore ha definito godereccia la situazione. Ha detto: la situazione è molto saporita e godereccia. Il culto dello zucchero ha perso il 58% degli adepti. Questa è stata proprio la dichiarazione ufficiale. Ma quindi, Eren, esiste proprio tutto un sistema pubblico del sale? Sì, ma non lo sapevate? È una roba grossissima. Mi avete per caso preso per un pazzo che adora un culto a caso? È un culto potentissimo. Comunque questo Stronghold, cioè, ti riempie le tasche proprio di minerali. Che figo. No, la Chiesa del Pepe, ragazzi, la Chiesa del Pepe ve la siete inventata voi. Non è canonica, mi dispiace, non c'è nessuna Chiesa del Pepe. Io mi dissocio dalla Chiesa del Pepe. Ma questo Rascal mi sta pigliando per il culo. Perché devo sentire un meme meme in giro? Ma allora, ma dove sei? Avi è il sale, grazie Jeff. Jeff decide all'improvviso di farci spolverare. Vabbè, dei lingotti di ferro che non si buttano via. Ma che dopo averne trovato tanto, forse non era la cosa migliore da trovare. Grazie comunque, Jeff. In questi giorni ho sbloccato un'ossessione per l'uva. Prova a ghiacciarla. Ghiaccia l'uva e mangiala così. Ora che fa freddo. Cioè, sì, che fa caldo. Uva ghiacciata. È come avere un ghiacciolino al gusto dell'uva, poi. È tutto bellissimo, per carità, ma dove diamine sta il portale? Basta, basta, andiamo avanti, non perdiamo tempo. Me lo sento, è qui. Forse era meglio non sentirsi nulla. Questa struttura è molto figa. Questa mod migliora un sacco lo Stronghold, ma diciamo che non ha risolto il vero problema dello Stronghold, ovvero il fatto che non si trova il fottuto portale. Una forgia? Un'altra incudine. Queste frecce che sono nella direzione? Tipo sinistra, sinistra, su? Non penso, eh. La chiesa del Scende, oh mio Dio. Chiesa del Scende, non te lo posso perdonare.
Il culto della vanillina per dolci. Perché? Così specifico. E se si fosse buggata? Qua c'è una chest dentro l'ametista. Abbastanza inutile anche. Eccolo! Ci siamo! Ci siamo! Il portale è stato trovato. Predisponiamo la base. Diamantino extra. Qui. Fatto. Giusto. Ok. Il portale ha un Ender Eye sopra. Che vuol dire che questo non l'accetterà. Perché c'è già. Lui vuole un Ender Eye per ogni tipo. Quindi dobbiamo trovarne 11. Attualmente ne abbiamo 4. Significa che ci serviranno altri 7 Ender Eye. A questo punto, se vogliamo lavorarci bene, direi che innanzitutto dobbiamo salire. Come però? Questo non mi serve. Questo non serve. Facciamo proprio un pillarone. E via. Una bella chiesetta o cappella del culto del sale nella grotta ci starebbe. Nell'ametista. Che sfiga. Ma non lo so, non lo so se dobbiamo promuovere il verbo anche qua sotto. Troppo chill, dici oggi. Ma ultimamente la Blazecraft si sta chillando, visto? Questo ci permetterà di avanzare nei nostri obiettivi almeno. Ecco, questo invece potrebbe essere un piccolo problema. Facciamo così un attimo. Vediamo se riesco a trovare un'uscita. Dai, fai il bravo. Ma siamo in cima. Eccoci. Oh no, Yarix. Morto. Ciao Yarix, grazie dei 13 mesi. Purtroppo il tuo mob è andato. Allora, 1130, 1190. Ehi, Marti, volevi attentare alla mia vita? Volevi uccidermi prima di farmi fissare le coordinate?
130 e 90. Oh no. Che odio ste bestiacce. Fastidiosi. Va bene così, va. È così, Marti, volevi attentare la mia vita, eh? Vieni qui. Un fungo. Comunque, Marti, grazie per i 51 mesi. Adesso leggo non appena ci sistemiamo un attimo perché è pieno di mob. Ma tu? Sei uno stregone zombie? Tutti sti mob mi faranno dormire. Che piove anche. Posto. Altro mese di sub allo streamer più scarso. So che per te è un periodo molto impegnato e sarei parecchio stanco. Ricorda che non mi interessa e che non avrei mai il supporto della tua community. Grazie come al solito per le tue live, per il canale XL e grazie al cazzo. Ah, ok, mi sembrava che era bello il messaggio alla fine, invece alla fine c'era il plot twist. Grazie Marti per la resub. Comunque. E vabbè, dai. Diciamo che più si va avanti, più andiamo avanti, meno mi offendo. Ogni mese fa un po' meno male il messaggio. Bene, ragazzi, guardate quante spie sono venute a vedere i nostri progressi. Guardate quante ce ne sono. Maledette spie. Volevano sapere a che punto ero. Sì, il cane dei vicini che abbaia, maledetto. Sai che cazzo c'ha tutte le sere? Spiace che si senta. Ok. Allora. Dove troviamo gli occhi? Gli occhi che ci servono? Nel Nether, nel bastione, ne potremmo trovare un altro. Uno nella fortezza l'abbiamo già preso. Sempre nel Nether dovrebbe esistere un materiale in grado di craftarlo, ma non so se con la generazione che abbiamo esponato. Andando avanti con le cose più semplici dell'Overworld, abbiamo il monumento oceanico, qui ce ne sono quattro. Abbiamo il bastione, che ancora non ci ha dato nulla, anche perché non li ho trovati i bastioni, mi sa. Oh sì. Ci sono varie strutture di pillager, ma non sono tecnicamente bastioni, temo. E poi piramidi della giungla, piramidi del deserto. Insomma, tutte le strutture potrebbero avere qualcosa. Un igloo potrebbe nascondere un occhio. Mi sembra che uno si craftasse con le streghe. E noi le avevamo incontrate. Quindi sì, abbiamo varie piste che possiamo seguire. E dobbiamo provarci. Maledetta spia. Mi scrivete le regole del canale e non le ho lette per sbaglio. Ma Samuel, cioè tu hai accettato le regole senza leggerle e ti sei preoccupato di andare a cercarle. Sono commosso. Di solito tutti mettono ho capito senza manco leggere e vanno avanti. Ok, di qua. Ora dobbiamo tornare verso la base.
E poi direi che ci aspetta il monumento oceanico. Il tempio della giungla, bisogna capire dove trovarla una giungla, anche il deserto, dove sta il deserto? Boh. Questa non è una giungla, ad esempio. La giungla non so se la becchiamo così facilmente. Questa è una giungla, Sparse Jungle. Giungla, qui c'è una strana struttura. Eccolo! Eccolo! C'è anche un villaggio. Nella giungla. Qui c'è un tempio, si direbbe. E credo che procedendo da questa parte forse troveremmo anche un deserto prima o dopo, perché guardate, abbiamo la savana, abbiamo la giungla e abbiamo l'oceano caldo. Probabilmente in questa zona sud potrebbe svilupparsi anche un deserto, comunque un'area più calda. E potremmo trovare vari occhi. Direi che abbiamo un piano. Purtroppo per il resto non mi viene in mente dove potrei trovarle. La magione l'abbiamo già fatta e direi per fortuna perché non è neanche una struttura così semplice. T'ho visto. Cos'altro ci può mancare? Quale struttura mi manca all'appello? No, gli spadoni poi li usiamo, non ti preoccupare. Il monumento oceanico ci andiamo tra poco. Come povero pesce? Ho preso un pesce? Ah, giusto, nelle mineshaft teoricamente dovrebbe esserci un occhio. Quello dei pirati lo abbiamo visto, lo abbiamo preso, no? Forse no. No, forse no quello. Nelle Deep Dark City non so se hanno aggiunto qualcosa. Il dungeon base non credo ne abbia uno. Nether abbiamo già detto. Poi, essendocene in totale 16. Allora, adesso appena torniamo a casa, proviamo a guardare una cosa. Perché secondo me nella crafting table possiamo già trovare qualche crafting. Soprattutto quello che riguarda le streghe. Non ricordo che cosa richiedesse. Noi abbiamo già trovato delle streghe, ma non abbiamo trovato la witch hut. Avevo visto una palude. Qua. Non mi sembra di vedere niente. Qua in zona c'erano delle streghe, ma... Ah no, aspetta, c'è una palude qui. Erano qui, mi sa. Questa però non è la casa delle streghe. Mi sa che non c'è. Allora, nei portali del Nether rotti non dovrebbe esserci nulla. Nei relitti no, ma la mappa del tesoro e il tesoro sì. Ok, palle dover uccidere tutti gli uccelli che incontro.
Dobbiamo trovare una soluzione a sta cosa. Come posso non andare avanti per tutta la serie a combattere tutti gli uccelli che passano? No, non farlo più non è una soluzione contemplata. Devono tipo sparire. Bomba nucleare. Rimuove la mod degli uccelli. Perché? Boh, non lo so perché. Cioè, vedete, devo sempre starci attento. Cioè, bisogna essere così aggressivo con la fauna locale. Quindi tu dici di essere aggressivo solo con la fauna di posti diversi. Cioè, tipo, se vado adesso in un altro bioma, dovrei riservare la mia aggressività verso di loro, piuttosto che sulla fauna locale. Marti, stai suggerendo di essere razzista verso determinati tipi di mob? Io ovviamente trovo la tua proposta aberrante. Non mi sembra proprio il caso. Aggiungi un mob che si ciba degli uccelli, interessante. Molto interessante. Sarebbe fico. Tipo, boh, cosa potrebbe essere? Un'aquila che va a caccia. Ok, intendevi locale nel senso del luogo in cui sei nel momento dell'atto. Quindi tu stai assumendo che quel mob si ritiene abitante del posto in cui io lo trovo? Cioè, quindi secondo te la nostra osservazione determina l'appartenenza di quel mob, di quell'animale al determinato posto. Mamma mia, quanto è egocentrico l'essere umano, però. Bene, siamo arrivati. Occhio che poi la pietra ti fa causa. L'importante è che non mi faccia causa il marito della Peta. Potrebbe diventare spiacevole la situazione in quel caso. Sviluppa un virus che attacca solo gli uccelli e li stermina tutti. Come dovrei fare? Esattamente. Mi sa che l'inventario sta per diventare nuovamente incasinato, vero? Anche in questa serie avremo le ceste incasinate. Beh, ok, facciamo così. Dovremo fare un magazzino. Prima o poi. Marti vuoi vedere i capelli lunghi? Vai. Allora, facciamo così. Marti vuole vedere i capelli lunghi. Dato che non arriviamo a 100 sub, propongo di fare un accordo. Arriviamo a 50 sub, ma 25 le deve droppare Marti stessa. Se riusciamo, io vi faccio vedere i capelli lunghi. Altrimenti domani li taglio e non li vedrete mai più. Va bene? Secondo me
È la proposta giusta. Ok, porte fatte. Quanto latte mi porterò? Sono 4 secchi di latte, ok? Dubito li taglierei mai. Li taglio domani mattina, guarda. Letteralmente domani mattina. No, non faccio nessun colore. Ora si va nel monumento oceanico. In che senso è bianco e nero? I capelli? Ah, senza colori. Beh, marroni, dai, marroni. Mi arrivano qui, più o meno. Attualmente. Bianchi come i Targaryen mi tenta sempre come cosa, però diciamo che i miei capelli per arrivare al bianco ho dovuto fare l'ultima volta 3 volte la decolorazione e non ci tengo a ripetere l'esperienza. Davvero terribile. Buonasera, Matteo. Che si racconta? Orca boia. Si racconta che andiamo nel monumento oceanico. Che domani mi tagli i capelli. Yashi, grazie per i 6 mesi. Spero tutto bene. A me hanno rubato il telefono questo weekend. Sono ancora un po' scossa. Per fortuna sono riuscita a recuperare molte cose. Non ho foto che avevo, ma sono riuscito a recuperare l'account Twitch, quindi riecco la mia sub. Buona live. Grazie, Yashi. Mi spiace per il telefono. Che poi non capisco perché rubare i telefoni. Cioè, co cosa. Oggigiorno ormai, come fai a rivenderlo? Ti risulterà bloccato probabilmente. Praticamente li rubano forse per riciclare i pezzi, i componenti. Sì, però. Boh. Cioè, ne vale la pena rompere le palle alla gente per dei componenti di un telefono? È un po' come il discorso dei borseggiatori. Borseggiatori ti rubano il portafoglio, magari c'hai solo le carte dentro. Che ne so, magari c'hai 3 euro in moneta. E loro ti rubano il portafoglio. E non è che ti rubano i soldi e poi te lo ridanno. Ti rubano tutto. Ti rubano i documenti. Ti rubano i biglietti da visita. Qualsiasi cosa c'è dentro. Poi tu magari c'avevi 10 euro. Però ti devi fare la sbatta di bloccare le carte. Di rifare le carte. Di fare i documenti. Cioè, che palle. Barca ovviamente ci servirà. E uno un giorno gli andrà di culo. Io sono dell'idea che farei sparire il denaro contante. Non è una cosa solo positiva, ci sarebbero anche dei risvolti negativi. Però già togliere, insomma, soldi in nero, furti di denaro. Sarebbe tanto male. Perché non posso entrare? Non posso entrare nella barca? Che cazzo? Non posso entrare. Mi stai dicendo che sono troppo pesante?
Parca. Cosa mi rappresenta sta cosa? Vabbè, niente, andiamo e basta. Andiamo a nuoto. Nella mia scuola ogni giorno un gruppo di ragazzi nella ricreazione passava a rubare i soldi nei portafogli. Un giorno le bidelle hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Ma come? Cioè, andavano in giro proprio a chiedere di dare i soldi? Con le minacce o li sottraevano? Sì, probabilmente una mod impediva in qualche modo, blo mi blocca le barche per qualche conflitto. Diciamo che la bidella avrebbe dovuto chiamare i carabinieri, non minacciare. Cioè, chiamali, cosa che minacci a fare? Vabbè, se riesci a recuperare il numero c'è una bella cosa, dai. Niente, non mi fa proprio entrare. Manca ancora un pezzo, però. Sarà molto scomodo per la fuga, mi sa. Dovremmo capire che cos'è, forse gli zaini. Gli zaini sono la cosa nuova, quindi. Siete pronti? Quello è il monumento oceanico che stiamo per visitare. Ovviamente non è un normale monumento oceanico, come potete vedere. È molto più grande. E mi sto chiedendo come otterrò l'occhio qui dentro, non essendoci chest. Me lo droppavano gli Elder Guardian, forse. Eccolo. Sì, lo so. Iniziamo già malissimo comunque. Vai. Scusatemi un secondo. Ok. Bene. Bella situazione. Ok, appena recupero esco. Mi sa che conviene prendere cibo più nutriente, più che altro. Vado, eh? Dai, corri. Sono lento. Vai. Dai. Mamma mia. È impegnativa la situa, eh? Molto impegnativa. Forse non dovevo entrare direttamente dalla parte alta. Dai, i capelli li taglio domani mattina. Guarda, sono qua. Guarda che matassone che c'è. No, è finita l'acqua. Ed è tardi, Karen dorme, non me la porterà nessuno l'acqua. Sbatta. È il momento di far sul serio. No, aspetta, sono bloccato qui. Ok.
Se faccio così. Non me li uso in coppia. Vai. Il grosso problema sono le bolle. Non sono i danni. I danni siamo a posto. Sì, ma dura pochissimo. Ehi. Finché sta qua, ne approfittiamo. Sì! Sì! Fatto, 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 fatto! Ora corri. Cuore del mare. Sono confuso. Dai, che palle. Forse aveva droppato qualcos'altro, vediamo. Mi sa di no. Quello che cerchiamo. Sono sicuro che esista l'occhio del mare, me lo ricordo, però non so come trovarlo. Cioè, non ci sono ceste all'interno del monumento oceanico, quindi non possono mettere l'occhio con le ceste. Vuol dire che, a meno che non si crafti. Eccolo. Si crafta con due conduit? Si crafta con due conduit. Come cazzo faccio? Mi si è appena sbloccato un ricordo. Credo che sarà un bel problema craftarlo con due conduit. Dovrò farmare un sacco. A meno che non ci siano. Oh mio Dio. Serve anche Silk Touch. Ok. Dobbiamo andarcene da qui. Serviranno sì gli annegati, ma potrebbe servirci anche non ne sono sicuro, ma forse ci sono delle conchiglie o qualcosa che droppavano le shell. Non so dove l'ho viste. Solo che a questo punto il monumento non c'è d'aiuto. Allora, nel frattempo io non posso usare la barca. Non posso usare la barca. Perché? Qual è il problema? Questo? Non capisco.
Che comunque nello scorso episodio l'abbiamo usata. Cos'è cambiato? Non è cambiato nulla rispetto allo scorso episodio. L'unica cosa che può essere cambiata è che ho questo qui nuovo. E che ho ripreso le due broadsword. Stai dicendo che in qualche modo pesano e non ti permettono di andare in barca? Allora, raggiungiamo la riva. Coralli, puoi prenderli dai villager viandanti. Quello sì, quello sì. Ma devo capire se posso prendere le shell in un modo diverso dai droned, perché sennò davvero diventa una follia. Pescare anche, ma cioè, mi ci vedi a fare una live di pesca? Nel caso possiamo semplicemente puntare ad altri occhi e non siamo costretti a prendere questo. Una barca di un altro tipo. Ma che cazzo? Ma perché? La farm di pesca automatica dovrei stare AFK poi. Cioè, dovrei farmare comunque off camera. Ok. Ma che cazzo? Va bene. A posto. Tutto a posto. E allora, ragazzi. È il momento di fare un viaggio. Abbiamo già tutto l'occorrente, quindi non c'è bisogno di... Uno Strider! Ma salve! Grazie Samu per i 30 mesi. No, non credo vivrà una vita felice qui. Però... Dicevo, abbiamo tutto l'occorrente. È il momento di fare un altro viaggio. Per fortuna l'oceano qui è grande, quindi ci aiuterà. Tireremo dritto. Qui c'è un relitto da prendere. E poi cercheremo di addentrarci, vedere se c'è il deserto e puntare a lei. La piramide della giungla. E dovremo cercare il deserto, esattamente. Quindi, let's go. Ora si va dritti. Posso fare delle emote mentre vado in barca? Oh sì, con le ascelle. Guida con le ascelle. No? Mi ha girato la barca, maledetto. Di qua, di qua, di qua. Giusto? Così è un po' brutto. Ecco. Così mi piace. Andiamo. Nelle rovine oceaniche ci sono le casse. Magari potresti trovarlo lì. Le rovine oceaniche. No, ma lì l'occhio. Non ci dovrebbe essere un occhio lì. Buonasera, Christian. Sarà un caso che mi metto a fare il pirla in barca e spona Christian.
il grande pericolo. Buonasera. Ok, bene, ci dirigiamo verso sud. Finché non vediamo la terra, andiamo adesso. Possiamo apprezzare un po' il panorama, possiamo apprezzare gli animali, le meduse, va che bello. Però intanto cosa mi raccontate in chat? Siamo a 19 sub su 100. Ciao ragazzi. Marti, tu sei l'unica che può salvare la situa. Devi dropparne 25, te l'ho detto. Se droppi le 25 è fatta. Versione in cui sono è la 1.21. Cosa cazzo succede? Pesce palla? Allora va cambiata gli emote qua. Questa fa un po' impressione. Ma perché il veleno? Ma cos'è che ho beccato? Questa qui? Oh mio Dio. No, bocciatissima. Questa è tristissima. Il floss? Il floss ci può stare, dai. Flossiamo. Ho spappolato un pufferfish, dite. Aiuto. Siamo quasi arrivati alla savana. Come diventa il serpente? Sai che non so se ce l'ho il serpente. Non ce l'ho il serpente, mi sa. Però la Naruto Run. Perfetto, vai. Ti va di dirci cosa hai fatto di bello oggi? Non so se dirlo, non lo so. Non lo so, ho fatto una cosa. Ho registrato una cosa. Però forse spoiler. Perché poi oggi del resto che ho fatto un cazzo. Cioè, non è che non faccio un cazzo. Non faccio un cazzo di diverso. Sempre giorni di lavoro e registrazione sono sempre quelle. Ste animazioni le puoi fare solo con le mod? Non proprio, non proprio, Makuzko. Ci sono dei trucchi, mettiamola così. Se sei... No, non sono in 1.21, sono in 1.20.1. Attenzione, non ho le trial chamber. Serata disastrosa in terrazza al lavoro. È venuto giù il mondo. Abbiamo dovuto chiudere cucina e sala d'urgenza. Ah, ma eri con i clienti proprio... Già sui tavoli col piatti e tutto. Ti è piovuto sopra. Guardate che belle. Wow, non droppano nulla. Gli squali martello! Che fighi! Ma io devo sapere se droppano, ragazzi, non giudicatemi. Bene, si va di qua. Quello non conta come pillager outpost, no? Effettivamente io un pillager outpost vero e proprio non l'ho ancora trovato, mi sa.
Qui c'è un mega villaggione. Proviamo a raggiungerlo. Attenzione che non le emote, le texture che creano animazioni si appoggiano comunque alle mod. E se fosse questo l'outpost? Le mante hanno droppato? Avranno droppato il pesce? Ah no, manta ray. E come, che ci faccio? Si mangiano. Bene, innanzitutto io direi che una dormita potrebbe essere necessaria. Sì, nella Bedrock Edition ci sono animazioni e emote, quello sì, ma è una versione diversa. Se questo fosse un outpost farebbe ridere perché non ci sono mai entrato e ne avevo uno letteralmente allo spawn. Oh mio Dio, che succede? Mi sono spuntati dei cazzo di fantasmi. E sono avvelenato. Sembra un dungeon a più piani con vari mob. Sì, ma questo non è un outpost. Ci sono i cazzo di fantasmi. Via, via, via. Termitaio. Ma si mangiano anche l'erba? Possono mangiare mele termiti? Aspetta! No, è una spiaggia, non è un deserto. Ma secondo voi, le tartarughe cosa droppano? Ma allora, l'occhio dei pillager. Effettivamente, io forse l'avevo trovato all'inizio, hai ragione. Sarebbe utile se qualcuno mi confermasse. Forse l'avevo trovato, ma era nelle chest all'inizio che poi sono esplose. Vero? Quindi dove l'avevo trovato? E questa è la domanda. No, Christian, no, no, Chris. Aspetta, però proviamo a killarlo, va. Magari droppa qualcosa di figo. Christian ha regalato la sabba DJFGDND e Oaxer. Grazie, Christian. Tra l'altro abbiamo schivato una cosa. Io devo andare nel relitto che avevo visto qui. Abbiamo schivato il relitto. Che faccio? Torno indietro o vado qui? No, andiamo qui, dai. Andiamo. Delle tende strane. Nelle capanne di lana. Quindi se le ho trovate nelle tende, non possono essere queste, però. Che tende intendete?
Che tende intendete? Queste? Queste qui. Beh, andiamo di merda perché non ce ne sono altre. Ci sono queste però. Che siano dello stesso tipo. C'è una croce. Sembra una Pokéball. O una cintura. No, la forma è diversa. Tende viola. Ok. Ehi, cos'è? È pazzo, è pazzo! Che cazzo c'ha? Perché è così veloce? Aiuto! Lui lo salviamo. Cristian, regala due sub a Red X Terminator Red e Why not? Grazie mille, Christian. Bene, ovviamente l'ho salvato per mangiarlo. E ora è proprio il momento di un bello spuntino. Quello che cos'è? È la stessa struttura di prima, ma più grande. Guardate che bioma stranamente vuoto. Proviamo a passare da qui. Vediamo se c'è per caso qualcosa. Questa è la savana. Normalissima savana, però tutta modificata dalle mod. Siamo pronti? Non so se conta come outpost, ma qui c'è un villager in trappola. Vieni, sei libero. Non saprei. Non saprei, sinceramente. Questi lasciamoli tanto. Questo è un baobab, visto dall'alto, sì. Dobbiamo convergere verso il tempio, però. Di qua. Ma ste piante? Questa è un'idea molto originale. Peccato che non siano poi replicabili. C'è qualche builder del server connesso? Screenshot. Una bella idea, con i comandi si può fare. No, non so neanche io come si chiamano queste piante, effettivamente. Però ho presente che cosa sono.
Cioè, che cosa probabilmente mira a riprodurre? Facciamoci un po' di alleati. Diamo cagnolini, diamo. Forse mi potrete dare una mano, la giungla è vicina. Ok. Si fa il salto? Easy. Oggi sono immortale. Bella questa giungla. Sento che il PC sta un po' esplodendo, però. È abbastanza caldo, effettivamente. Mi sa che sta soffrendo il caldo il mio computer. Cerchiamo di fare il tempio e poi lo mettiamo a riposo. Club Bedrock Edition, le targhette sono visibili ugualmente. Ah, intendi il server, Christian? Oddio, teoricamente. No, non lo so. Stai facendo una domanda che mi mette in difficoltà. Penso di sì. Dite di no. Boh, dovrei chiedere. Ma cos'è questo coso di legno enorme? È una casa. Ah, no, ho capito cos'è. È l'ingresso di una miniera. Madonna, ma stai scherzando? Direi nope. Butta una torcia. Me l'hai detto quando sono già sceso, però hai ragione. Proviamo. Proviamo l'ebbrezza. Non so se la torcia illumina quando cade, però. No, cane, 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 attento. Wow. Fico. Fico. I meloni prima di andare al tempio? Come cibo? Ah sì, ci può stare. Belli sti fiori. Però sta venendo la notte, quindi sarà il caso anche di sbrigarci. Ed ecco il tempio. Molto random. Ah, è un villaggio questo, mi sa. È un villaggio che è uscito male.
Sì. È un villaggio di bambù. Spawnato un po' male. Buongiorno. Salve, signor villager. Però ora entriamo nel tempio. Lui è il creeperino, quello simpatico che non fa del male. Ma che bello. C'è un problema, il tempio è uscito buggato. Che culo, eh? Venite, cani. Non ci sono trappole? Qua sì. No! Cani, cani, cani! Che cazzo fai? Prima chest, non buono. Si scende ancora. Porca troia, cani via, cani via, cani via, cani via, cani via. Herobrine, pezzo di merda, sei stato tu. Basta? Non è esploso? Era un troll. Era un troll. Oh, la Madonna. Cane. Senti, facciamo una bella cosa. Stoppa la musica. Questo è fake. Io ho paura che a un certo punto ce ne sarà uno vero. Tipo che sta roba si apre e va nella lava. Tutto molto bello, ma le mie ceste dove sono? Si va ancora più giù. Qua? Cane. Cane, ma santo cielo. Un bambù. Credo che siamo arrivati. Ah. Ops. Uno smeraldo. Beh, non è andata benissimo. È andata bene. È andata bene. Il Rogue Eye, questo occhio si crede fosse stato donato. No, si crede abbia donato ai nostri antenati la conoscenza della Redstone. È andata bene. Abbiamo trovato l'occhio. Credo non sia finito qui. Vuoi farmelo buttare?
Mi fammi mettere i silverfish dove ci sono i circuiti. Ok. Il libro non l'ho preso perché ce l'ho già, eh. Quindi tranquilli. Questo non porta da nessuna parte. Gli sticky piston, è vero, possiamo prenderli. Qua? No, di qua era fake, non ci sono. Allora. Mettiamoci dentro anche questo, dai. Questi. Andiamo, usciamo, usciamo. È fatta. Sì, però. Ok, presa. Beh, devo dire che il tempio della giungla così è tutta un'altra storia. Così è davvero figo. Certo, bisogna vedere se è ogni volta uguale o cosa. Penso che molti avrebbero voluto questo come update dei dungeon. Le strutture trasformate. Ci siamo? Ci siamo. Bene, ragazzi. Missione compiuta. Quinto occhio, quindi. Abbiamo trovato il quinto occhio, ma non credo torneremo a casa perché in quest'area potremmo essere prossimi al deserto, anche se non sembra in realtà. Potremmo anche... No, ha senso andare in quest'altro oceano. Probabilmente ha più senso tornare indietro e navigare a sud di qui. Sì, qui dobbiamo anche recuperare la nave, il relitto. E poi chi lo sa. Le piramidi sott'acqua dovrebbero essere opera di quel farabutto di Herobrine. Via, liberiamo le galline. Così a caso. Allora, voglio vedere una cosa. Ok, oltre l'occhio dell'oceano, possiamo anche craftare l'occhio della strega. Ma l'occhio della strega richiedeva la Witch Pupil, che dovrebbe essere un occhio speciale che o droppano le streghe, o semplicemente lo trovi nella loro capanna. Ma penso, pensandoci bene, che dovrebbe spawnare una capanna speciale. Sempre ovviamente nelle paludi. E non so se ci spawnerà, considerando che i biomi sono tutti diversi. Potrebbe non esistere. Quindi devo un attimo fare un recap di tutti gli occhi presenti, capire a quali possiamo puntare. E sono 16, uno è già inserito. Ce ne bastano 11. No, il villaggio delle streghe non c'entra, quello non c'entrava. Secondo me ce la dovremmo fare. In caso contrario, basta un attimo ritoccare i settaggi della mod e permettere di usare occhi doppi. Cosa che per il momento non si può fare. Se mi dovessi accorgere che non è possibile trovare abbastanza occhi, allora
ritocchiamo e mal che vada andiamo alla ricerca anche dei doppioni. Che tanto la difficoltà rimane la stessa, cioè tipo in questo caso dovrei trovare un altro tempio della giungla e rivisitarlo per trovare un altro occhio, quindi vediamo. Allora, intanto per questa live è tutto. Abbiamo fatto ottimi passi in avanti. Resteremo in viaggio. Nella prossima continueremo il viaggio. Ma per adesso ci salutiamo. Quindi vi ringrazio per aver seguito. Ah, capelli lunghi. Non ve li ho mostrati. Mi dispiace. E non li vedrete mai. Lo so, è brutto, ma per chi era curioso, li ho sempre nascosti. Dovete sapere che nel privato spesso li tengo legati, poche volte li sciolgo, ogni tanto è capitato, ma è arrivato il momento di tagliarli, quindi addio capelli lunghi. Comunque, a parte che venerdì mi trovate con una nuova acconciatura, si spera, vi auguro buonanotte e ci vediamo venerdì.